Un uomo può piangere per tanti motivi: tristezza, felicità, commozione, dolore. Oggi piango. Piango a dirotto come un bambino. E posso dirvi con certezza che era da tanti anni che non piangevo così. Lo sapevo! Sono arrivato in ritardo! Allora, la situazione è questa. Safety car, la mia macchina. Ah, ma sei arrivato? Scusa. Stavamo aspettando tutti, cara. Dove stai andando? A Campagnano, te? Con la NASCAR? Oggi è così. Ammazza, oh. Sei vestito ancora in civile. Sono arrivato lungo e staccata. Passione per il motorsport si risveglia anche in Italia. Questa è una roba che adoro, veramente bellissimo. Siamo venuti con le macchine qua in centro a Campagnano, tutta la via del centro storico con le NASCAR schierate, tutta la gente a vederle, che figo. E poi anche le persone dei bar ci stanno regalando gli spritz. Se vuoi un pennarello per finire autografi me l'ha regalato, che figata. E comunque a Zolder avevo bevuto la birretta la sera prima ed ero andato fortissimo, a parte il cambio. Quindi ...25 anni fa il motorsport in Italia era molto diverso. Quelli erano i tempi delle superturismo. I tempi di nomi illustri come Pirro, Larini, Capello e Giovanardi, ma anche di nomi meno famosi ma localmente popolari come Sergio Sambataro. Piloti che facevano cose apparentemente impossibili, con auto da corsa estremamente veloci, ma che avevano la forma di auto comuni e molto popolari, come l'Alfa 155, la Ford Mondeo o la Fiat tipo azzurra di Sambataro. Di quei nomi, quelle auto e quelle gare ho sentito tanto parlare nelle cene nel paddock la sera tra una gara e l'altra, ma quelle gare io in realtà non le vedevo, ero troppo piccolo. Ecco, la cosa incredibile è che quelle gare, che trasmettevano anche in TV, attiravano in pista decine di migliaia di tifosi. La tribuna di Vallelunga era grossa al triplo di adesso ed era strapiena, ma non finiva lì. Appassionati accampati sul prato, che vedevano con occhi sognanti quelle auto sfrecciare e che ogni martedì aspettavano con ansia l'uscita di Autosprint per vedere tutti gli articoli e le foto di quelle gare. Ecco, quel motorsport non esiste più. O perlomeno non esiste più in Italia. Non c'è più il pubblico in pista, non c'è più quella passione, ma soprattutto non ci sono più quelle auto. Perché quelle auto da corsa che un tempo si ispiravano alle auto stradali di tutti i giorni, oggi si ispirano a supercar di lusso che quasi nessuno può permettersi. Se ci pensate, quell'appassionato che guidava tutti i giorni un Alfa 155 si identificava con quell'Alfa 155 di Giovanardi. E quello stesso appassionato oggi come fa a identificarsi con un Ferrari 488? Sarà forse anche per questo che il pubblico non va più in pista a vedere le gare. Ecco, sapete che c'è? Io voglio cambiare le cose. Voglio tornare a vedere le tribune piene, piene di appassionati di motori. E la cosa che più mi rende fiero e orgoglioso del mio lavoro è che nel mio piccolo un po' ci sto riuscendo. Questo weekend di Vallelunga sarà indimenticabile. Ci saranno ancora più persone dell'anno scorso, ancora più passione. Il motorsport in Italia si sta risvegliando. Perché la passione c'è sempre stata. Alla fine, se ci pensate, serviva solo una scintilla. Sentito oggi che non sento più quella deriva quando vai a inserire, ma è come se avessi una gomma. Le sorprese questo weekend saranno tante e questa tra tutte è stata la più inaspettata. L'avete visto anche voi dai video su YouTube. Nei primi due round eravamo in difficoltà. Anche Jimmy non era il più veloce in pista, però con un po' di esperienza, bravura e un pizzico di fortuna lui comunque è riuscito a vincere. Io no. Un team qualunque quindi mi avrebbe detto: senti, la macchina è questa, adattati e guida. Ecco, Cal Racing non è un team qualunque.
Perché sapete che cosa hanno fatto? Senza dirmi nulla, senza che io chiedessi nulla, hanno analizzato tutti i dati, tutti i video, tutti i feedback, hanno lavorato come dei pazzi e hanno stravolto totalmente la macchina. Un setup radicalmente nuovo. E l'ho scoperto solo stamattina. Non me lo sarei mai aspettato, ve lo giuro. E per questo motivo l'ho provata stamattina in un turno extra. Vi posso dire che è totalmente diversa, per cui dovrò abituarmi, ma mi piace da morire. E soprattutto, cosa ancora più importante, va veramente forte. Ma questo è il weekend delle sorprese, e le sorprese non finiscono qua. La passione va coltivata sin da bambini. Ed ecco quindi che l'autodromo ha invitato 500 bambini dai campi estivi per vivere una giornata in pista insieme a noi. Mi spiace non essere riuscito a farmi la foto con tutti. È stato comunque stupendo. Grazie, grazie davvero a tutti per l'affetto dimostrato. Stamattina era tutto fighissimo. Le cose che mi hanno mandato un po' in crisi adesso, poi bloccarci davanti, mi sembrava di essere tanto lento. Però hai girato costante 42. L'ultimo giro mi pare effetto 42,5. In confronto agli altri non è male, considerando che ci sono 50 gradi a terra. Ma anche secondo me è salita ancora, no? Allora, per la prima volta nella mia vita vi posso dire che sono preoccupato, ma non per i tempi, la macchina, ma per me. Cioè, non so se sia veramente possibile fare una gara intera così. La temperatura in macchina è una roba devastante. Il termometro che ho in macchina non funziona, è fuori scala. Quello che avevo preso l'anno scorso sull'88 segna 58,7 gradi. Ma è lì, all'altezza del cambio, sotto dove abbiamo i pedali, avremo 70 gradi, anche di più. E non riesco a tenere il piede sul pedale, mi si ustiona il dito. Io prima ho fatto dei giri in cui toglievo il piede destro e schiacciavo l'acceleratore col sinistro sul rettilineo. Non lo so, è drammatica la situazione. E tendendo la scarpa tua. Ma che materiale? È un materiale niente, questa roba qui, guarda. Questa. Ah, ok. Però solo ce l'avevo. Se riesci a metterla sul pedale, perché il mio problema è che c'è toccare il pedale. Però che metterla solo dentro la scarpa, scusa. No, sul pedale del gas no. Dà fastidio? Vedete scolda? Pedale, no. Sì, però. Io ho il piede di titanio. Porca troia, ma una domanda seria. Secondo te riusciamo a finire la gara? No, io già la terza o quarta volta che mi sono schiamato i piedi. Okay. La fortuna è che abbiamo quasi più di un mese. Andiamo al Santo Eugenio domenica sera e passa la paura. Have you ever been racing with a car hotter than this one inside? Never. Never? Never ever. Really? In all my life. Oh my god. Are we sure we're going to finish the race? Sure. How? Because we have 2 feet. Ah, okay, great. Thank you. That's a great news. We have 2 races, but yeah, we got some rest in between. okay. Don't you feel hot inside? Yeah, it's too hot. I didn't expect it here. Yeah. But what about the feet? Can you keep your foot on the throttle? I mean, yes, like feeling because the shoes that I wear now are more, more fat, let's say. Before I wear more thin, and I had an issue with my. It melted. Yeah. Oh my god.
Entro gomma nuova. Tutti i giri che ho fatto prima di fermarmi, io potevo forzare la staccata, l'inserimento, l'accelerazione, l'appoggio. Bella lì. Quando sono entrato in pista, la macchina ha iniziato a scivolare un po' dappertutto. Ciao, posso fare una foto? Sì. Ma con questo ragazzo qua, vai. Ok, questo sarà il weekend più difficile della mia vita. E lo sarà per tanti motivi. Il primo motivo è il caldo. Oggi c'erano 31 gradi fuori, mentre il termometro in macchina segnava 59. Domani ce ne saranno 32, ovvero 60 in macchina. Domenica 36, ovvero 62-63 dentro l'abitacolo. Sono temperature per le quali il corpo umano non è stato progettato. Però noi siamo piloti e dovremo sopportarle in un modo o nell'altro. Secondo motivo. Il caldo uccide queste gomme. Il che significa che in qualifica avremo solo due giri buoni. Dopodiché le temperature andranno su e sarà impossibile migliorare il tempo. Terzo motivo, corro anche con le Legend questo weekend, quindi faccio 5 gare. Fisicamente sarà un massacro. Quarto motivo, questa è la gara di casa. Sono previsti 25.000 spettatori, di cui una gran parte sarà lì per me. E come sempre voglio dare la giusta attenzione a tutti quanti, perché è il minimo che possa fare, visto il caldo che avete sopportato per venire a vedermi. E soprattutto, voglio vincere. Qui, a Vallelunga, nella gara di casa. E infine c'è il quinto e ultimo motivo, che è una cosa che praticamente nessuno sa e la sto comunicando a tutti per la prima volta. 5 giorni fa ho ricevuto una notizia di quelle che ti cambiano la vita, ovvero ho ricevuto una diagnosi medica specialistica che riguarda me. Come reagire a questa diagnosi è estremamente soggettivo. Si può essere turbati, scioccati, traumatizzati o al contrario addirittura sollevati, come se ci si togliesse un peso. Nel mio caso, per fortuna, è la seconda. Ma ciò non toglie che la mia testa in questo momento stia pensando tanto, ma proprio tanto. È inevitabile. È una notizia che ti cambia la vita. Ok, giusto, devo anche dirvi di che cosa si tratta. Lunedì scorso mi è stato ufficialmente diagnosticato l'autismo di primo livello, più precisamente quella che una volta chiamavano sindrome di Asperger. Già, sono una persona autistica e l'ho scoperto a 33 anni. Non ve l'aspettavate, vero? Pochissime persone che mi conoscono davvero forse potevano aspettarselo. È strano, lo so, fa riflettere, ma è un argomento molto complesso e vi racconterò tutto quanto in un video che farò più avanti. Anche perché anche a me serve del tempo per mettere insieme tutto quanto. Ma non è questo il momento di pensarci. Ora devo prendere i miei pensieri, spegnerli e dedicarmi solo alla gara. Grande Jimmy, grande Jimmy! Pole position! Mamma mia, straordinario! E questo vuol dire solo una cosa. La macchina c'è! Sono uscito per primo, voglio pista libera. Ricordiamoci che ogni minuto che passa la temperatura dell'aria dell'asfalto sale e quindi i tempi si alzano. Prima esco, prima sparo il tempo, meglio è. Via! Lanciamoci per il primo crono. Non potrà essere questo il giro buono perché le gomme si attivano verso il terzo giro, però comunque iniziamo già a spingere. Dai che il giro non è male, dai che non è male, dai che non è male. Occhio che là davanti c'ho traffico, vi prego no, non fatemi perdere il giro. Questo è un giro buono. E poi no, non so se posso ancora sfruttare le gomme. Arriviamo adesso al tornantino, tiro la staccata, mi infilo dentro. No. Porca troia, ho perso quei 2 decimi che peseranno tanto su questo tempo. Vediamo se riesco ancora a sfruttare un giro di gomma, ma prima cerchiamo di capire quanto sarà questo crono. Jimmy Ercoli ha fatto 40 e mezzo, quindi quello è il riferimento, quello è il limite che si può fare, quella è la pole della pro. Arriviamo adesso sul traguardo. 41 e 080. Non basta ancora.
devo migliorare, questo è l'ultimo tentativo che ho, l'ultima chance che ho di abbassare ancora il crono. Vediamo se la gomma regge, al curvone ci sta, l'ho fatto veramente forte, l'ho fatto fortissimo, ho pizzicato anche la ghiaia lì all'esterno. Arriviamo adesso a staccare ai cimini, buono così, perfetto, l'ho perso leggermente dietro ma va benissimo, la trazione eccezionale, e andiamo così, e andiamo, attenzione che c'è ancora traffico lì davanti, occhio, arriviamo adesso alla staccata della Campagnano, cartello dei 100 metri, giù tutto, accompagniamo la macchina all'interno, l'auto davanti a me ha bloccato, speriamo non mi ostacoli, usciamo forte dalla Campagnano, buono così, non è male, non è stata perfetta ma non è male. Arrivo adesso alla staccata della Soratte, da quest'anno ho deciso di farla in prima per uscire più forte, per uscire a cannone giù tutto, e vai questi 420 cavalli buttati tutti giù, il giro buono, quella macchina lì davanti non dovrebbe ostacolarmi, speriamo. Stacchiamo adesso la curva del semaforo, la staccata più difficile di tutta la pista, non devi bloccare, devi agganciarti al cordolo all'interno e ce la faccio. Arriviamo adesso alla staccata del Torrentino, questa volta nessuno mi ostacola, questa volta posso farla bene, giù tutto, e ho tirato giù 2 decimi questo settore, vai così, non mi far perdere il giro, ti prego, non mi ostacolare. Usciamo adesso dalla S, arriviamo alla curva Roma, giù tutto, sfruttiamo tutto il cordolo esterno, si stacca, si scala una marcia qui per la curva Roma, usciamo adesso. Ah, non l'ho fatta perfetta, porca miseria, arriviamo adesso sul rettilineo, sul traguardo, 41.053, non ci posso credere, pole position di Paul Giuffrò a 55 millesimi da me. Peccato. Voi nel box applaudite e vi ringrazio di cuore, perché un secondo posto è comunque sempre prima fila. Però quella pole persa così mi è rimasta veramente sullo stomaco. Non ci voleva. Non qui alla gara di casa, dove passare in partenza al curvone è praticamente impossibile. Però, questa è la giornata delle sorprese. Sentite qua, perché sono davvero tante. Notizia buona, Ziortis è in grande difficoltà. Il venerdì non era veloce, ma quello lo fa sempre. Però, a grande sorpresa, neanche oggi lo è stato. O meglio, non è stato più veloce di noi. Oggi Ziortis parte terzo a 4 decimi dalla pole. Notizia cattiva, Giuffrò vola. Ogni gara va sempre più forte e sta diventando un osso veramente duro. Notizia buona, sia Giuffrò che Ziortis corrono anche nella Pro, quindi cuoceranno alle 2 per 18 giri e magari arriveranno stanchi alla nostra gara. Notizia cattiva, Giuffrò da questa gara correrà tutto il campionato anche nella Pro. Già, i miei avversari principali faranno il doppio dei chilometri rispetto a me in ogni weekend, esattamente come Edzemans nel 2022. Va bene, scusate, ma ho bisogno di riposare, perché tra poco corro la gara della Legend. Allora, la gara della Pro conferma che Ziortis è in difficoltà, in enorme difficoltà, e questa è la chance di recuperargli i punti in classifica. Tutto questo se non ci fosse in mezzo Paul Giuffrò. Imbarazzante, ha fatto la pole position della Pro, partirà primo in gara 2 domani. Sti cazzi, che dire, gioco sul fatto che sono la sveglia che mi dice di prepararmi per andare in pista. Punto sul fatto che sarò un po' più fresco di loro, ho una gara in meno sulle spalle. Vediamo. Cioè, non abbiamo acceso la caldaia, ma è calda comunque. Questa sarà la sfida più difficile della mia vita. Una sfida per la quale temo di non essere pronto. 15 giri. Mezz'ora di gara a un ritmo da qualifica a 62 gradi di temperatura. Non sono allenato. La dura realtà è che ancora non mi sono ripreso dall'infortunio. 3 mesi fa 2 vertebre, 1 settimana fa 1 costola. Ma non mi importa, perché ho lavorato 33 anni per essere qui. E non saranno 3 stupide ossa a fermarmi. Questo sarà un giorno memorabile, perché oggi spingerò il mio corpo oltre un limite che non ho mai oltrepassato.
Lo farò senza rendermene conto. Lo farò perché sono nato per questo. Sono nato per correre. Drivers! Sono nato. Start! Per vincere. Your engine! La gara più importante dell'anno, la gara più bella, la gara di casa, la gara che l'anno scorso mi ha regalato una delle emozioni più belle della mia vita. Vincere davanti a voi, lì ad applaudire per me. Quest'anno siete ancora di più, quest'anno fa ancora più caldo, quest'anno sarà quasi impossibile passare all'esterno al curvone in partenza, ma io ci proverò. Boom! Si parte! Jufra è partito bene, ma sono partito bene anche io. Siamo lì, ruota ruota, attenzione da dietro la spinta di Lister. Fai così Lister, fai, grazie della spinta. Ho mezzo metro avanti, tengo aperto all'esterno al curvone. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto al curvone? Non ci posso credere, chiudiamo adesso i cimini. Arriviamo a staccare forte, sotto, preciso la corda. E andiamo! Cosa ho fatto all'esterno? Cosa ho fatto? Non ci posso credere, non ci posso credere, era impossibile passare all'esterno al curvone. Ma grazie alla spinta di Lister sono riuscito ad arrivare mezzo metro avanti. Ho tenuto aperto laddove è impossibile tenere aperto e ce l'abbiamo fatta! Tu sei un pazzo folgorato. Mamma mia, è incredibile, ancora non ci credo. Ok, ora sono primo. Non ho la minima idea di chi ci sia dietro. Potrebbe essere Jufro, potrebbe essere Zio Orsis. Da quegli specchietti non vedo assolutamente nulla, ma ho ben chiara nella mente una cosa: devo tirare, sì. Devo fare 15 giri da qualifica, sì. Ma devo fare i conti con le condizioni disumane in cui stiamo correndo. Le gomme, la meccanica, il mio corpo, la mia mente. Devo spingerli al massimo, ma trattarli con estrema cautela. Sto volando, letteralmente. Curva dopo curva sto demolendo i miei avversari. E sapete qual è la cosa più incredibile? È che non sto forzando. La macchina è perfetta e la fatica non la sento, almeno per ora. Sette decimi, sette decimi. Non ho la più pallida idea di chi ci sia dietro di me. Potrebbe essere Jufro, Zio Orsis, ma poco importa. Oggi guardo solo davanti, oggi guido e basta. Jufro, la macchina che hai dietro, hai la macchina comunque a 1:09. Posso dirvi che mai nella mia vita ho avuto un passo così perfetto. 42.3, 42.0, 42.1, 42.0, 42.2. Non so spiegarmi che cosa mi stia succedendo, ma non sto sbagliando neanche una curva. C'è un problema però. Che questi tempi ancora non bastano, perché c'è ancora una cosa che devo fare: il giro veloce. Alberto Nesca, who leads the way at the moment. 41.8, il record assoluto di gara, inclusa anche la pro. Incredibile, incredibile. Sì, miglior giro ancora tuo. Nono giro su 15 totali. La situazione è veramente insostenibile. Il piede scotta, l'aria è irrespirabile, 62 gradi in macchina. La cosa scioccante è che il mio battito cardiaco che sto misurando è a 188 fissi. Forse non lo sapete, ma avendo io 33 anni, la mia soglia limite è 187. Questo significa che sto spingendo il mio corpo al 101% della sua soglia. Il gap al momento è 1:06. Jufro non molla, non molla una curva. Ha preso il mio ritmo, sta andando fortissimo. Sta andando esattamente come me. Non posso permettermi di mollare. Non posso permettermi nessun errore. Meanwhile, Vladimir Ostiortsis has closed in on Jill Linster. 190 battiti al minuto. Fissi. Non cala. Il mio corpo è al 102%. Dovrei sentire la fatica adesso. In allenamento non sono mai arrivato a questo punto, perché esplodevo prima. Ma sapete che c'è? Non sento la fatica. A ogni giro vedo il pubblico in piedi che applaude. E questo mi dà la carica. Devo vincere. Devo farlo per voi.
mancano 4 giri alla fine. Hai lo stesso gap di prima, un secondo e 9, 192 battiti, sono al 103%. L'adrenalina scorre dentro di me e non sento nulla. Mancano 2 giri alla fine, il rush finale. Giuffrò è sempre lì, ora più che mai devo dare tutto. Poi, dopo la scacchia, posso anche morire. Giro finale, sei a 2 secondi e mezzo di gap. Detto che hai preso una bandiera, tipo, ve mortacci tua. Questa vittoria rappresenta la chiara dimostrazione che i risultati nella vita non arrivano per caso, ma arrivano dopo impegno, fatica e sofferenza. Un mese fa eravamo disperati. Ho iniziato la stagione pensando di essere l'uomo da battere, ma la vita mi ha dato uno schiaffo così forte che mi ha riportato coi piedi per terra. Ero indietro, eravamo indietro. Così, dopo 4 batoste di fila, ci siamo messi a lavorare, tutti insieme, come una squadra. Il team ha stravolto il setup. Io mi sono allenato, al simulatore per ore e sui kart fino a incrinarmi una costola. E alla fine il risultato è arrivato. Dopo la gara più perfetta della mia vita. Non una curva sbagliata, non un secondo senza spingere. E allora, alla fine, ho pianto. Ho pianto per l'emozione di vedervi tutti lì ad esultare, ho pianto per lo sforzo disumano che ho provato e ho pianto per la liberazione dopo tutti questi mesi di sofferenza. Non credete a chi vi dice che nella vita le cose sono facili. Niente lo è. Qualunque sogno abbiate, realizzarlo sarà come scalare una montagna a mani nude. Sarà doloroso, sarà lungo, sarà difficile. Ma vi posso garantire che quando arriverete in cima, ne sarà valsa la pena. E come se ne sarà valsa la pena. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo possibile. Grazie a tutti voi che quel giorno eravate lì con me.